visto nulla di simile. Beh, io non ho mai visto uno con le ceneri della madre. Certo. Credi che il funerale di mio padre sia stato così? Ero troppo piccola. Ma la sua morte infranse il sentiero d'oro. Sarebbe diverso se fosse morto lottando. Invece no. Fu assassinato. Cosa? Assassinato? Aspetta, aspetta, cos'è successo? So solo che è stato ucciso nella sua casa est di Banapur. È ancora là. Potresti andarci e scoprire qualcosa in più su di lui. Ma fai attenzione. Quella zona ora appartiene a Nur. Devo andare. Badra. Ed eccoci qua, ragazzi. Bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo nuovamente su Far Cry 4. Come avete potuto vedere, abbiamo iniziato questa missione di Badra. Però io ero venuto qua per vedere alcune cosette, cosucce qua. Che ho visto che qua ci sono delle casse, ma non so se sono dentro o fuori la casa di Badra, ma probabilmente saranno dentro. Qua non vedo niente, quindi sto riflettendo sulla mia immagine a livello mondiale e pensavo che mi manca il supporto di una celebrità. È presente tipo una visita di Terence Rodman? Forse posso far venire Beckham coi Galaxy per una partita. Ecco qua. Con il meglio del Hirat. È un po' cliché, una pop star. Se il dittatore del Turkmenistan può farsi cantare tanti auguri da Jennifer Lopez, anch'io posso avere la mia stella in declino. Sai cosa faccio? Vedrò quanto vuole Kanye. Lo segui su Twitter? Mi fa morire. Mi piacerebbe troppo farmi due risate con lui. Intanto pagarmi ci rompo un po' le balle. Vediamo un po'. Badra non è che era una missione alla fin fine. Allora, ci sarebbe questa qua che è di Urk. Affronto la missione per Urk e sarei ricompensato. Però c'è la missione anche di Sabal, mi pare che mi dava. Qui da qualche parte mi dava Sabal. A meno che non abbia visto male, ragazzi, ma non credo. Ah sì, è lì lontano però. E andiamo qua. Parla la tua lingua. Forse intendevi dire che l'armata reale non avrà scampo, sai. Noi siamo il sentiero d'oro. Cazzo, davvero? Ecco perché mi guardavano tutti male per le cose che dicevo sul sentiero d'oro. Ora si spiegano molte cose. Ok, dai. Nuovo piano. Cavalleria preventiva, esatto. Se ti serve aiuto mi chiami, arriviamo e ti aiutiamo. Io e miei amichetti del sentiero d'oro, esatto. Tuei, la nuova versione dei fratelli Tatu, un sogno che si avvera. Dai che spacchiamo. Boom, siamo già culo e camicia. Tutto vero, te la sei presa un po' comoda, ma l'hai capito e per questo ti rispetto. Ci annusiamo in giro allora, ok? Spacchiamo per il sentiero d'oro. Da dove è uscito questo, okay, ragazzo? Allora. Bene, mi sa che potremmo chiamare i mercenari adesso. Gare in coop. Per giocare in coop tieni premuto. Invita gli amici per giocare. Scegli offri. Ah vabbè, la cosa cooperativa. Eccoci arrivati da Sabal. Ehi.
Sabal. Valevano qualcosa i dati del campo? Li hai letti almeno? Perché ho qui un dossier top secret per te. Dati certi. 9 dei miei uomini sono morti. Brava gente che hai lasciato morire. Mi avete messo in una brutta posizione. La scelta giusta era ovvia! E quel che avrebbe fatto tuo padre? È il sentiero d'oro! È la direzione che seguivamo prima che morisse e andasse tutto a puttane. Amita non capisce. Pensa sempre ai suoi obiettivi. È subdola, è sovversiva ed è disposta a sacrificare la vita degli altri. È per questo che lotto. Io lotto perché conoscevo tuo padre e rispettavo i suoi ideali. Beh, impara le sue motivazioni. La nostra via. Vai al monastero. Fatti una cultura, Ajay. Oh. Se l'è presa male a quanto pare, eh? Uno scambio culturale. Bene, allora andiamoci. Bene ragazzi, allora devo dire che ci hanno messo in una brutta situazione. Ma proprio brutta brutta, devo dire, perché noi abbiamo scelto di aiutare Amita per la raccolta dei dati, perché comunque i dati sono sempre essenziali per la buona riuscita. Oddio, che palle. Dimmi un po', per chi fai il tifo? Ti sei fatto ammaliare dalle grazie di Amita? O forse hai ceduto all'affluente chioma e al mascellone di Sabal? A ognuno il suo, non sarò io a giudicarti. Lui non è il mio tipo, nonostante quello che alcuni dicono sul mio look. Ad ogni modo, sono un convinto supporter dell'altra squadra. Ma di certo tu lo sai benissimo. Per me c'è sempre stata solo una donna. Allora, noi abbiamo scelto, come dicevo, noi abbiamo scelto la questione di Amita per via dei dati, perché comunque, per come la vedo io ragazzi, senza dati non si può attuare una strategia. E senza una buona strategia non si può andare da nessuna parte. Poi vabbè, questo è il mio pensiero, poi ognuno è libero di pensare come è meglio. Eccoci qua, monastero di Calm Jama. Andiamo a farci sta cultura, va. Sabal dice che sei pronto ad apprendere ciò che ispirò tuo padre. Cioè? Banashur, dio tra gli dei, ha creato il mondo cantando. Per questo gli rendiamo grazie. Ringraziamo gli dei per il dono della vita. Per favore, prendi un cestino delle offerte. E quale sarebbe il cestino delle offerte? Poi? La candela ci ricorda che cresciamo solo quando siamo disposti a superare i nostri limiti. Devo accendere tutte le candele, perfetto.
emozioni non è vita, ma una vita dominata dalle emozioni. È un evento karma questo. Gli dei ci benedicono con la sua saggezza. Noi li raccogliamo sulle ruote della preghiera per liberarci dai pensieri puri. Presenti i dati, la mappa. L'esercito l'attaccherà da un momento all'altro. Resta qui. L'armata sta per attaccare. Sei morto. Voglio il tuo fucile, bello. Cazzo sono, porca puttana. Non finisco più. Mi sa di sì. Oh, finalmente. È stata dura, ragazzi, perché sono morto un sacco di volte. Ci hai salvato. Sei il figlio di tuo padre, Ajay. Grazie, Ajay. Grazie. Oh, uno scambio culturale. Missione compiuta. Olè. Bene, perfetto. Aumenta il karma. Ok, sì, ok. Amita, il monastero è salvo. Forse ora cavalca tirà l'importanza delle informazioni. Se non avessimo avuto la mappa, non li avremmo mai fermati in tempo. Bel lavoro, Ajay. Grazie, Mita. Ok. Ah, dobbiamo andare da Longinus. Bene, ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui, o comunque da Longinus, ci ritroveremo. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e... alla prossima, ciao belli!